bene, buonasera, è mercoledì, sono le 19 e andiamo ad iniziare la nostra 78esima puntata di Timbo Muerte, la trasmissione che viene onda tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 su Radio Passeggiata e che ci fa ascoltare e in cui si parla appunto di musica latina, musica caraibica e più precisamente di musica cubana. Dunque, oggi andiamo a fare quella che è il nostro appuntamento mensile per quanto riguarda le novità musicali cubane. Quindi ascolteremo un po' di sonno, ascolteremo un po' di timba e quindi ascolteremo anche un sacco di salsa. Sarà una puntata abbastanza densa, quindi cercherò di parlare il meno possibile, di farvi ascoltare più musica possibile. Iniziamo subito, quindi senza magari dilungarci in molte chiacchiere, senza magari perdere molto tempo, e andiamo ad ascoltare quella che è una di quelle che secondo me sono le maggiori novità di questo autunno 2020. Stiamo parlando di Angel Manuel, quindi reduce ora dal suo tour, quindi dalla promozione del suo nuovo album De Sero. Noi abbiamo estrapolato uno di quelli che secondo me è uno dei più bei brani di questa produzione e ve lo faccio ascoltare subito, poi vi dico anche il titolo e ne parliamo un attimino. Se cree que se la sabe toda, que nunca se ha equivocado y la escuela de la vida nunca la ha probado. Es un tipo de esos que andan por ahí. Se cree que todo es el primero, que es un sabio callejero. Es así, es un tipo de esos que andan por la vida. Se cree que todo es el primero, se cree un sabio callejero y no es así. ¡Anda! Pero llegan tiempos difíciles, se enreda en su propia telaraña, te lo juro que a nadie engaña. Ah!
E abbiamo rotto il ghiaccio qui su Radio Passeggiata, questa 78esima puntata di Timba o Muerte. Salutiamo il nostro Tommaso che ci sta ascoltando e che con molto imbarazzo mi sta facendo dei complimenti. Quindi grazie Tommaso, fortuna che ci sei tu che ancora ci ascolti, perché col fatto che sono chiusi i locali, col fatto che non si può più ballare, diciamo, questa per me rimane l'unico momento in cui posso condividere un po' di musica con il resto del mondo. Quindi mi fa piacere che mi stai ascoltando, mi fa piacere che apprezzi, perché è da marzo che non si riesce praticamente a suonare e a far ballare qualcuno. Quindi mi sono ritagliato questo angoletto qui in Radio Passeggiata, e è il mio sfogo settimanale per quanto riguarda la musica cubana. Quindi ti ringrazio ancora per l'ascolto. Proseguiamo. Quello che abbiamo appena ascoltato era Angel Manuel, in questo brano con quel retrogusto un po' antico, un po' da fine anni 90. Il titolo è uno scioglilingua, ve lo dico subito: Se cree che se la sabe todas. Quindi è difficile da pronunciare anche per me. Però il brano è molto bello. L'album, cercatelo, prendetelo, perché questo è solo un assaggio. Il resto dell'album è veramente bello e è veramente di qualità. Passiamo ora ad un altro grande artista. Stiamo parlando di Marcelo Villar. Marcelo Villar che in questo 2020 è tornato, quindi è stato lontano un po' di tempo dalla scena, ma è tornato alla grande in questo 2020. È tornato alla grande perché ci ha riproposto in versione un pochino più nuova, più fresca, un vecchio classico del gruppo Maimbe, di quando ancora non era Maimbe e Barbaro Fides. Quindi sta parlando del Dinero, che ce l'ha fatto ballare praticamente per tutto l'inizio del 2020. E tornando con questo brano, quindi di sua proprietà, di sua autoria, successivamente ha prodotto anche un album completo, quindi con tutti i suoi prodotti, e vi assicuro anche questo è molto molto bello. Il Dinero ovviamente è un grande classico della musica sudamericana, della musica peruviana, per quanto riguarda appunto Marcelo Villar. E ce lo ripropone in questo momento in occasione del Challenger Timbero del Perù per l'Argentina. Ce lo ripropone ancora in una versione ancora riarrangiata, ancora modificata, insieme al Sol Latino de Cristian Flores. Quindi ci ascoltiamo quest'ennesimo arrangiamento del Dinero, che secondo me è uno dei più bei brani che si possono ascoltare della musica latina e della musica sudamericana. Se ne avete l'occasione, vi consiglio di cercare su YouTube i primi concerti del gruppo Maimbe e riascoltarlo come lo cantavano allora. Però ora ci ascoltiamo proprio l'ultimissima versione, e il Dinero. Marcelo Villar. Llegó la timba. Soy Marcelo Villar. Ajá. El que te pone a bailar. Sabroso. Este es el challenge de la timba. De Perú para Argentina, tú sabes. Dilo, Marcelo. Nunca debiste amar más el dinero, ni tu orgullo pasajero que siga en tu vanidad. No deberías sacarme de tu pecho y arrojarme herido al viento para acribillar mi paz. Nunca debiste amar más el dinero, ni tu orgullo pasajero que siga en tu vanidad. No deberías privarme de tus besos ni del tibio de tu cuerpo hasta hacerme agonizar. No me digas ya que no te lo advertí, que como el hielo. Oye, Cristian, hasta verme desangrar.
Argentina. E questo era uno stralcio, questo era un frammento del Challenger Timbero del Perù per l'Argentina, e abbiamo ascoltato appunto questo nuovo arrangiamento di Del Dinero di Marcelo Villar. Io vorrei anche approfittare dell'occasione per ricordarvi che noi trasmettiamo rigorosamente in diretta da Terni, da Porta Sant'Angelo, quindi dal locale bla bla bla, proprio di fronte a Parco Ciaurro della Passeggiata, ecco appunto da cosa deriva il nome della radio. E vi vorrei fare appunto l'invito che immancabilmente ogni puntata vi faccio. Quindi l'invito è questo: se siete in giro o se siete a casa e non sapete cosa fare, raggiungetemi qui in radio alle ore 20 e ci facciamo un aperitivo tutti insieme. Quindi il vantaggio di avere una radio all'interno di un locale è che si può fare l'aperitivo prima, durante e dopo la trasmissione. Quindi quando volete io vi aspetto qui a bla 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 a Porta Sant'Angelo per farci un aperitivo insieme. Abbiamo ascoltato Marcelo Villar, passiamo subito ad un altro genere, passiamo subito ad un altro artista. Sto parlando di un bellissimo son para los muertos, il titolo, lui è Tarkim. Un son tradizionale e un son moderno, quindi questo arrangiamento, questo
questo brano così, diciamo, anche ambiguo, comunque sia è un'ottima ricetta, quindi il risultato è veramente suggestivo. Lui era Tarkim, per chi non l'avesse riconosciuto. Oh, facciamo il punto della situazione, ragazzi. Dunque, abbiamo dal ritorno dalle vacanze forzate a causa Covid, abbiamo cambiato un pochino il palinsesto, quindi da quando siamo ritornati qui in regia sono cambiate un po' di cose e quindi abbiamo strutturato la trasmissione in maniera un pizzichino diversa. Abbiamo deciso di dedicare ogni puntata ad un argomento. Gli argomenti sono abbastanza vari, quindi quella di questa sera, che è un appuntamento appunto mensile, quindi avrà cadenza mensile, ogni mese avremo la puntata come quella di stasera dedicata alle novità musicali. Poi ci sarà una puntata dedicata a un genere musicale, ci sarà una puntata dedicata a una monografia di un artista o di un gruppo e infine ci sarà il tanto amato karaoke, quindi il tanto amato jukebox, non karaoke, jukebox, quindi la puntata dedicata alle musichine a richiesta. Quella di oggi, ripeto, è una trasmissione dedicata alle novità, quindi quelle che andiamo ad ascoltare sono un pochino le novità di questo autunno 2020. Non è stato molto un autunno estremamente denso di novità, estremamente carico, però qualche spulciando, quindi cercando e andando ad ascoltare varie uscite, siamo riusciti a tirar fuori dei brani appunto degni di essere ascoltati. Quindi abbiamo ascoltato finora anche Manuel, che secondo me è la più bella novità di questo autunno. Poi abbiamo ascoltato una versione riarrangiata di El Dinero e adesso ci siamo sparati un bellissimo son a cavallo tra il tradizionale e il moderno. Andiamo ad ascoltare un gruppo adesso francese, quindi è bello anche ascoltare come la timba cubana viene interpretata nei vari paesi al di fuori appunto dell'isola grande, l'isola di Cuba. E un esempio riuscitissimo, secondo me, di questo approccio è la Francia. La Francia ha prodotto, sta producendo e sta sfornando grossi artisti timberi, quindi artisti autoctoni, ma che si occupano appunto di suonare la timba come viene suonata a Cuba e spesso vanno ad incidere i loro brani appunto ai tropici, ai Caraibi, a Cuba. Stiamo parlando appunto in questo momento di Cuba Libre Gruppo, che ci fa ascoltare un brano chiamato La Vache Carnassière, quindi questo misto fra timba e musica francese, diciamo. Ascoltiamoci, poi magari anche nei commenti mi dite cosa ne pensate. Ciao Christian! Margarita ne parla.
Radio Passeggiata e abbiamo appena fatto il giro di Bo, quindi siamo a metà, esattamente a metà trasmissione. Dunque, la musica che vorrei farvi ascoltare è ancora tantissima e quindi velocissimamente vi ricordo il brano appena ascoltato, che era la Vache Carnassière del Cuba Libre Gruppo, quindi un gruppo francese che avrete sicuramente riconosciuto perché cantavano appunto in francese, quindi questa sinergia di musica cubana e sonorità francesi. Passiamo al prossimo brano, che è un brano frivolino, frizzantino, è un remix di un reggaeton di Maluma dal titolo Hawaii, quindi anche di questo c'è bisogno, perché magari non possiamo solo ascoltare musica d'autore o musica impegnata, ascoltiamo anche qualcosa di frizzante, qualcosa di frivolo, qualcosa di un pochino più leggerino, dai. Hawaii di Maluma. Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Haces mal, porque el amor no se compra con nada. Miéntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, lo hacemos en ayuno antes del desayuno. Fumamos el agua que te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie tiene culpa, a veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer, actúa bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. E era Maluma in un remix salsa del suo brano Hawaii. Proseguiamo velocemente con un altro brano e troviamo qui una collaborazione, quindi abbiamo Mariana e Ila Macchinaria che insieme a Emilio Frias, il Nino e La Verdà, quindi due grandi artisti che si uniscono e tirano fuori un brano effettivamente bello da ascoltare, bello anche da ballare, ma comunque bello. Quindi ascoltiamoci Por la Madruga di Mariana y la Maquinaria insieme a Emilio Frias y la Verdad. El Niño y la Verdad. Por la madruga no me llames más, que ya estoy durmiendo. Voce inconfundibile quella di Emilio Frias. Por la madruga no me llames más. Vamos, pa' que ya estoy durmiendo. La Maquinaria. Con los verdad la gano, piensa.
benvenuta tra noi, benvenuta, un abbraccio. Porque me queman toda la semana, quieren enredar mi vida y ya el llamado no falle. Porque me gusta la fiesta, porque yo soy de la calle. Por la madrugada, no me llame mal, que ya estoy durmiendo y no estoy pa' nada. Y no estoy pa' nada. Por la madrugada, no me llame mal, que ya estoy durmiendo y no estoy pa' nada. Dilo, Mariana. Somos las nueve especies que no abundan en Mecca. Lo más caliente que suena por todos lados. Nos llaman a toda hora porque andamos activados. La fiesta sin vino es fiesta, siempre tenemos monza. La noche se puso buena, eso te lo garantizo. Es que no llamó, no llamó porque no quiso. Mira, a la radio bien, coge timpa, se hizo. Y cuando nos juntamos le damos candela al piso. El teléfono empieza a sonar después de las dos. Dell'album, quindi l'album, il brano era E la madruga, Por la madruga, scusate, è una bella timba, effettivamente è una bella timba da ascoltare, una bella timba da ballare, se si potesse ballare, perché non so voi, ma io comincio a sentire la nostalgia, comincio a sentire la mancanza dei locali, delle serate. Ci hanno fatto credere quest'estate, hanno fatto fare 3 o 4 serate, così ci hanno permesso di ritornare a ballare, ma poi ci hanno subito, da Ferragosto in poi, ci hanno subito chiuso i locali di nuovo. Quindi io non vedo l'ora che si possa tornare in un locale, che tutto torni alla normalità, che si possa continuare a vivere normalmente, a ballare e a proporre musica nei locali.
però ora ci dobbiamo accontentare di questo spazietto e di questo appuntamento settimanale di un'ora. Proseguiamo, il brano che abbiamo appena ascoltato era veramente, veramente bello, sarà difficile trovarne uno altrettanto bello. Proviamo con Justin Ramos e il Balasero nel suo brano Amnesia. Hasta ayer vivía tan contenta en La Habana. Un año después que vienes haciendo la americana, ya no recuerda la fecha que viví en el pasillo. Ahora se siente amplia porque tiene de oro los colmillos. Le molesta el humo del almendrón. Ahora mastica chicle porque la muela no le dan dolor. No soportar calor, se siente extraña con el sudor. Y no le pongas un ventilador que dice que se le pegó hasta la cara. A la muchachita se lo olvidó, por mucho que se lo recuerde. La Coca-Cola que está tomando borró la limonada de su mente. ¿Qué clase de gente? Si hasta ayer tú caminabas de calza, te gustaba el arroz con Yeah.
pezzo di Elton Bao Mayombe nel brano Amnesia, quindi anche questa è una bellissima timba, una timba carica, una timba serrata, una timba di quelle veraci, di quelle belle. Lui ovviamente è un grande artista, un grande cantante, un grande autore, nasce insieme a Michael Blanco, quindi prende il suo soprannome, il Balasero, appunto dal brano The Vago della Balasera di Michael Blanco, quindi un grande artista, e si sente questa timba vera, questa timba proprio dal sapore di Cuba, non, è inequivocabile. È inequivocabile che è un brano cubano questo. Proseguiamo velocissimamente, che siamo agli sgoccioli, abbiamo pochissimo tempo, forse un paio di brani riusciamo a metterli. E il prossimo che vi vorrei proporre è un brano di Barbara Ruiz, La Cubanissima. E in questo brano, appunto, Mi son pa' Cali, un brano dedicato appunto a Cali, ovviamente. Oye, este es mi humilde homenaje. Primorosa, hija de Colombia, gente muy jugosa, alegre y hermosa, así es el pueblo de Cali, bailador entre otras cosas. Escucha, mezclas armoniosas. Qui su Radio Passeggiata, e proseguiamo velocemente che siamo proprio agli sgoccioli. Quindi abbiamo ascoltato Mi son pa' Cali di Barbara Ruiz e passiamo ora a Juan Ballesteros con il suo La Celosa. Oye, mano pa' arriba todo aquel que ha tenido una mujer celosa, se pone peligrosa. Oye, con ponte mamá, con ponte, si no voy a tener que darte pasaporte. Parte visa, al sur o al norte. Pues clase lío, que clase candela. Ay,
que mostrarte mi cariño nunca perdí un segundo. Deja a tu lado mujeres o celos a su autor.78esima puntata di Timba o Muerte. Siamo ai saluti, quindi siamo agli sgoccioli, siamo alla sigla finale, ragazzi. Quindi sono le 19.55. Io vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con me questa sera, di avermi tenuto compagnia. E vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui su Radio Passeggiata, sempre alle 19. Quindi grazie di essere stati con me stasera. E vi lascio alle amorevoli cure di Marco e Amedeo con loro Bacon and the Butcher. Ciao ragazzacci, a mercoledì prossimo!